raggiungimento di un peso salutare, quali sono i diversi approcci dietetici che possiamo attuare? Il primo approccio sicuramente è improntato su una dieta mediterranea, che però trova comunque una penalizzazione nell'alta percentuale di fallimenti derivati da incapacità comunque di gestire la fame. Una valida alternativa è invece la dieta chetogenica, una dieta molto specifica che è caratterizzata da un contenuto controllato di carboidrati che porta alla formazione di sostanze chiamate in corpi chetonici. Quando vengono prodotte queste sostanze, il corpo poi inizia a utilizzare la massa grassa come fonte energetica. Questo permette per cui una rapida perdita di peso che si aggira intorno ad una settimana di 1-2 kg, principalmente a carico della massa grassa. È una dieta però che deve essere comunque monitorata, fatto da personale altamente qualificato e che può essere attuata soprattutto in caso di patologie, in quanto porta a un miglioramento metabolico globale. Quindi può essere attuata ad esempio nella sindrome metabolica, nel sovrappeso complicato, nel diabete tipo 2 e anche nella steatosi epatica, quindi nel cosiddetto fegato grasso, portando a un miglioramento degli esami in senso generale, oltre che a una rapida perdita di peso. Quindi è un approccio dietetico specifico che deve essere attuato dal personale specializzato e che può effettivamente migliorare la tua percezione di benessere e il tuo stato di salute in generale.